scrivere sui social, abbia allargato il bacino dei creatori di storia e forse ha anche reso dall'altra parte ancora più necessaria la mediazione di storici, storiche insomma, a capire il fenomeno della storia sul web e abbia reso necessario anche la richiesta di aiuto ad altre discipline che più di chi fa storia conoscono il mezzo su cui ci troviamo anche in questo momento. Il primo intervento di oggi è quello di Serge Noiret e riguarda la Digital Public History e le sfide che il digital turn e le tecnologie ci pongono e ci hanno posto, quindi diciamo un intervento di, come dire, di metodo e di definizione di un campo, se vogliamo. Credo che Serge non abbia bisogno di troppe presentazioni, ma visto che ho scoperto questa meravigliosa etichetta di cui mi ha raccontato la genealogia prima che tutti si collegassero, è History Information Specialist all'Istituto Universitario Europeo, alla Biblioteca di Firenze. È considerato, credo, il papà della public history in Italia, ma non solo, perché ha spinto per la nascita e la creazione di un'associazione a livello italiano, ma ha spinto e continua a spingere anche perché come dire, si promuova una visione della public history più internazionale. Le lascio volentieri la parola e non rubo più spazio poi a quello che sarà il cuore di questo incontro. Grazie. Grazie Sara, grazie a tutti voi per questo invito molto gradito. Il Museo Storico del Trentino è anche un posto dove sono andato a parlare di queste cose tanto tempo fa e ho visto che c'era già una cosa assolutamente novatrice in Italia, era penso, non so, 2005-2006, c'era un canale specifico per il Trentino per fare storia e televisione. E un canale che faceva public history perché andava nelle comunità, nei villaggi, parlare con la gente e portare queste memorie, queste testimonianze del territorio di diversi tipi nella rete che era, suppongo che sia ancora presente nella regione e nella regione indipendente. Dunque sono molto contento di tornare, vorrei tornare fisicamente, anche perché a Trento c'è un Viola Club. Questa è un'altra cosa molto strana che ho scoperto andando qualche anno fa, forse non c'è più adesso, però così. E dunque stasera così vi mostro, vedete il mio schermo, sì? Dunque, grazie per questa ospitalità. Quello che vorrei dirvi stasera, dovrebbe prendere spero una ventina di minuti, non di più, posso anche sopprimere alcuni esempi, ma preferisco anche rimanere su qualche divisione e qualche problemi che sono legati a quello che si chiama la Digital Public History. Quello che vi dico parte da un saggio che ho scritto l'anno scorso, è stato pubblicato l'anno scorso in un libro di Bloomsbury, What is Public History Globally, nel quale avevo fatto un saggio su Digital Public History through Social Media and Photography. Dunque, alcune cose sono riprese a quello che avevo studiato in quel momento lì. Che poi su questa diapositiva vedete anche un mio blog che si chiama Digital and Public History, nel quale ci sono vari interventi negli anni che di questa trattano e riprendono cose anche altrove. E infine, sotto vedete che si spera finalmente di poter uscire dopo 5 anni di gestazione di un Handbook of Digital Public History che sto curando insieme a Marc Thébault, che è professore in Arizona di Public History, e Gerben Zaxma, che è professore di Digital Humanities al C2DH dell'Università di Lussemburgo. Questo è in dirittura di arrivo e speriamo di presentarlo alla conferenza
di Berlino di quest'estate, agosto, della Federazione Internazionale di Public History. Il contenuto che voglio presentare tiene molto e deve moltissimo a una persona, una professoressa di Media Studies dell'Università di Utrecht, prima era Amsterdam, José Van Dijk. Quello che scrisse prima nel 2007 Mediated Memories in the Digital Age, quasi immediatamente dopo la nascita dei primi social media, e poi soprattutto The Culture of Connectivity, A Critical History of Social Media, sono secondo me due testi assolutamente fondamentali se vogliamo avvicinarsi ai social media. Quello che José Van Dijk mostra in questi suoi saggi è come oggi, attraverso ovviamente gli sviluppi del web, possiamo noi tutti avere opinioni, memorie, documenti personali che creiamo con i nostri device. Vedete qua un apparecchio fotografico davanti a un quadro gigantesco e che produce una forma di archivio digitale personale che poi dopo è diventato questo fatto di fare da sé con il digitale, di crearsi delle memorie personali, qualcosa che è così importante, perché lo facciamo tutto, che una biblioteca come quella del Congresso di Washington ha dato le dritte, i corsi per poter immagazzinare, creare i nostri archivi personali, che non sono più nelle scatole di scarpe, però sono tutti nei nostri computer e nei nostri device. E qui avete tutte le possibilità di entrare a gestire questi vostri archivi personali. Allora, metodi, strumenti e pratiche della public history. La public history, per farla molto breve, ma soprattutto per introdurre quello che è il mio proposito stasera, è ovviamente basato sul metodo storico, che è la base del lavoro del public historian, che spesso poi diventa un mediatore che condivide queste sue pratiche professionali di storico, quello che è l'output della sua formazione, con un pubblico scelto e per costruire delle narrative. A questo, che è ovviamente la formazione tradizionale, si deve aggiungere, quello manca nell'università quando si parla di laurea in storia, mancano altre pratiche professionali che si devono aggiungere, che sono che permettono di fare delle forme di narrazione diverse e multimediale, con fonti e diversi media, dunque la scrittura, il museo, la rete, i media audiovisivi, le rievocazioni sul terreno e poi tutto quello che si può fare per gestire il patrimonio culturale, materiale e immateriale. Facendo questo, il public historian fa, se gli va bene, perché ovviamente quando c'è la possibilità di creare conoscenze, se gli va bene, può fare della co-creazione di contenuti insieme a questi pubblici con il quale lavoro. E in questo usa due metodi che sono centrali, che vedremo anche oggi, che sono il crowdsourcing, che è la possibilità di fare venire dei contenuti da queste comunità, questi pubblici con il quale egli lavora e con la quale condivide forme di autorità, come per esempio lo storico orale con i suoi testimoni. Questa co-creazione di contenuti si deve fare ovviamente in gruppo, perché il public historian difficilmente lavora da solo, è sempre insieme ad altri professionisti, soprattutto quando va verso il digitale e il web. Dunque si parla di interdisciplinarietà e questi sono i metodi che ci permettono di dare, se vogliamo, un senso diverso al passato insieme alle comunità con le quali lavoriamo. Infatti la public history che è
con e per il pubblico, ha al centro ovviamente i pubblici, lo vedremo anche con i social media, ha l'audience alla quale comunica, ha il pubblico che è coprotagonista di pratiche e di progetti di public history, dove i public historian diventano mediatori, e questo contribuisce a fare quello che viene chiamato la citizen history, una capacità di creare contenuti di conoscenze con le comunità, e di tre tipo: contributivo, se voi avete per esempio quello che si è detto prima, i vostri documenti, le vostre testimonianze, le vostre memorie; collaborative, se accettate di dare il vostro contributo lavorativo a un progetto; o di co-creazione, quando proprio l'autorità condivisa arriva all'estrema, la capacità di co-creare i contenuti e le narrazioni insieme ai pubblici. Allora, un contesto per i social media e la public history. Allora, brevemente, ovviamente sapete tutto che il web 2.0, nato all'inizio di questo nuovo secolo, e i social media si sono creati il 2001 per Wikipedia, ma si sono create tra il 2004 e il 2006, e grazie a questo, quello che abbiamo visto e che vediamo oggi, e che ovviamente pone i problemi di qualità e di attendibilità che abbiamo oggi, è che ognuno può raccontare storie in rete e non c'è di certo peer review né filtri. E la storia non si fa soltanto attraverso i protagonisti, anzi, molto di più contenuti di storia si trovano nella rete senza possibilità di valutarne i contenuti. Dunque, questo è un primo fatto che tocca i contenuti. Quando invece parliamo dei social media, abbiamo una precarietà ancora superiore a quello che è la rete internet in quanto tale, perché non vengono salvati, non vengono archiviati, a parte Twitter, la Library of Congress, ma la volatilità è terribile. Abbiamo questa pila di informazione che poi sparisce da un giorno all'altro, con rimpiazzata da nuova informazione, e che non sono spesso vagliato scientificamente. Di tutti è la possibilità di farlo storico o di essere curatore, cioè addirittura con gli oggetti si può creare un percorso narrativo con gli oggetti in un museo virtuale, e si può essere uno storico individuale. Dunque, come fare per un public historian per non cedere completamente la sua autorità? Questo è il più grande problema etico e metodologico che è proprio esploso nell'era dei social media che abbiamo e che viviamo oggi, e attraverso i contenuti fai da te che troviamo in rete. Dunque, nel web 2, da quando c'è il web 2, ci sono dunque opinioni, ci sono memorie non controllate, pareri scientifici che portano conoscenza anche, ovviamente, però il limite tra tutte e due è molto difficile, e soprattutto per il pubblico è molto difficile riconoscere quello che è la conoscenza scientifica dall'opinione che non è solidificata. Allora, la storia e social media. Cosa possiamo dire dei social media quando vanno a presentare o a organizzare narrative di storia o progetti di storia? Uno è che i vari social media che conosciamo funzionano diversamente, e che le tecnologie che hanno influenzano anche le modalità narrative e la presenza, la comunicazione della storia al loro interno. Cioè, no? Se vediamo Instagram, non è la stessa cosa di Twitter, anche se ovviamente nel tempo molte delle funzionalità dei diversi social si sono integrate dall'uno all'altro. Allora, io vedrei, questa è una mia proposta, poi dopo magari ne discutiamo, vedrei l'idea di vagliare contenuti di storia nei social media in cinque modi.
da prima di tutto i contenuti dei social media possono diventare fonti primarie all'interno di progetti di storia. Dunque, i social media come fonti per una narrativa, la costruzione di un progetto di storia. In secondo luogo, i social media favoriscono dei progetti di storia e di memoria a sé stanti. Dunque, ci sono dei progetti all'interno dei diversi social media che sono creati in funzione dei social media e delle loro tecnologie. Poi, i contenuti dei social media diventano big data, perché soprattutto, per esempio, se consideriamo la funzione dell'hashtag, che voi tutto conoscete con questo segno quadrato, l'hashtag che collega anche i social media, al di là di Twitter dove è stato lanciato, tutti ormai utilizzano l'hashtag, questi creano milioni e milioni di dati digitali che di per sé permettono un distant reading, una capacità di leggere, di analizzare questi dati da lontano, senza considerare ovviamente il singolo elemento. Poi, una quarta possibilità è che i social media contribuiscono a promuovere e comunicare dei contenuti di progetti di storia digitale. Infatti, ogni sito web, ogni progetto importante, ogni museo, ogni biblioteca ha i suoi social media e attraverso i social media comunica e tenta di interagire con il suo pubblico. E infine, i social media sono anche, e questo è forse la cosa più difficile da vedere, ma in un progetto che vi mostrerò, che è una tesi dottorato, i social media sono degli strumenti che sono usati per convogliare dei contenuti nei progetti di Citizens History. Non mi attardo più sulla parte più teorica, qui ho un certo numero di esempi in 9 diversi social media che permetteranno, spero, di farvi capire quello che ho detto in modo più teorico. Prima gli hashtags, ho già appena detto che gli hashtags, che sono delle parole chiavi che sono utilizzate per comunicare o riassumere una problematica specifica o collegare le persone attraverso l'uso di questi hashtag, sono diventato un nostro linguaggio comune nei vari social media, ma anche nella scrittura normale. Io prendo un esempio che è quello di Al Jazeera. Al Jazeera già più di 15 anni fa, quasi 12 anni fa, ha introdotto una interessantissima trasmissione che si chiama The Stream, è una trasmissione serale, è una trasmissione che durante la trasmissione mostra i tweet delle persone che utilizzano l'hashtag della trasmissione e che dunque intervengono non solo nella visione degli spettatori, ma anche nel riassunto, come qui se si guardasse la chat, nel riassunto delle domande che poi vengono fatte alle persone che sono presenti. È anche interessante vedere come un hashtag diventa per un quotidiano come Le Monde, che nel luogo di memoria digitale che creò qualche giorno, qualche tempo dopo gli attentati del Bataclan e di altri posti a Parigi, questo luogo di memoria digitale si riconosceva con l'hashtag En Mémoire, e con En Mémoire facevate la connessione nelle vostre conversazioni sui social media attorno a questo progetto di rete che parlava degli individui che persero la vita durante l'attentato. Ovviamente tutti ormai parliamo di Black Lives Matter, questi sono hashtag comuni nel nostro linguaggio quotidiano che sono utilizzati nella comunicazione quotidiana. Io ho qui uno assai interessante,
che riguarda la crisi dei monumenti e della memoria che c'è attorno ai monumenti nelle città americane, qui siamo in North Carolina, e un hashtag che si dice We want more history, cioè non vogliamo solo la memoria del monumento che è lì senza contestualizzazione, che è il lavoro dei public historian, ma vogliamo che ci sia la storia che si occupi della memoria e in funzione della storia che si diffonda l'informazione su quello che sono questi monumenti. Allora, vi dicevo la quinta possibilità di fare di utilizzare i social media. In una bellissima tesi dottorato che abbiamo discusso in settembre all'Università di Lussemburgo nel sito di ECHA, Anita Lucchesi, che è una public historian, digital public historian brasiliana, che fa parte adesso del dipartimento sito di ECHA, che è di Public Digital History a Lussemburgo, ha fatto la sua tesi utilizzando la possibilità di fare un harvest, di raccogliere le testimonianze delle persone su il loro vissuto di immigranti nel Lussemburgo, che era uno dei temi della sua tesi, attraverso l'hashtag MemoRecord. Ogni volta che l'hashtag MemoRecord usciva all'interno dei social, Instagram, Facebook, Twitter, venivano aspirati all'interno di una banca dati che lei ha creato e sulla quale ovviamente ha lavorato per elaborare una narrazione, una rivisitazione delle migrazioni nel Lussemburgo. Allora, il primo, questo era ovviamente una pratica assai marginale, cioè non è molto utilizzata, almeno nel campo storico, alla mia conoscenza. Wikipedia è stato il primo media sociale, 2001, non vi mostro, perché tutti lo conosciamo, non entro a dire che cos'è, che cosa fa Wikipedia, vi mostro invece, per sottolineare quello che dicevo prima, la zavorra e la scienza che si ritrova in rete e che si ritrova soprattutto nei social media, vi mostro un scimmiottaggio, che magari conoscete già, ma vi mostro un scimmiottaggio di Wikipedia, che è la Metapedia. Metapedia è una enciclopedia libera, esattamente utilizzando lo stesso software di Wikipedia, che presenta la storia in un modo molto controverso e revisionista. Basta andare a leggere la voce Olocausto per capire dove siamo e che tipo di discorso revisionista si può fare in rete. Dal primo social media passo a un social media che comincia a essere usato sempre di più, che è Google My Maps. Sono le mappe di Google sulle quali si mettono dei dati che permettono di visualizzare molte cose e fare delle forme di narrativo, di inventario di elementi in tanti campi, anche in storia. Questo soprattutto, possiamo dire, è stato fatto di recente vi mostro qui, visto quello che succede per il momento, con il quale dobbiamo fare i conti ogni giorno, la Federazione Internazionale di Public History ha fatto un'iniziativa internazionale insieme a una società di crowdsourcing e di user-generated content negli Stati Uniti, mettendo sulla mappa di Google My Map tutti i progetti, adesso stanno raggiungendo 600 progetti più o meno, che trattano della memoria del Covid nel mondo. Qui avete i punteggi ed è uno degli usi più interessanti per mostrare la storia che sarà, perché qui si sta parlando di diversi tipi di interventi, dall'archivio, memorie, quello che possono fare i musei, che possono fare i memoriali, attorno al problema della pandemia. È presente dappertutto, qui un altro esempio, la House of European History, la Casa della Storia Europea a Bruxelles,
che ovviamente ha una mostra fissa e permanente, che tutte le persone ovviamente guardano questa immensa mostra su sei piani della storia dell'Europa, però quello che è molto usato e molto presente è invece una Google Map con le storie della gente, esattamente la public history, che si traduce in collegare le comunità e le loro memorie di quello che la loro visione dell'Europa sulle mappe di Google My Maps, e qui avete l'Italia con la possibilità di leggere e di vedere le diverse storie. Per esempio, ho pubblicato una storia, una narrativa, e la vostra storia all'interno di questa My House of European History. Qui avete un esempio molto interessante delle storie personali che vengono poi attratta all'interno di questa cosa. Un altro modo di utilizzare Google My Maps è HistoryPin, HistoryPin è l'utilizzo delle fotografie soprattutto d'epoche, le fotografie storiche, che vengono inserite all'interno di Google My Maps per dei progetti specifici. Per esempio, a Firenze per il 70° della liberazione della città ci fu la possibilità di popolare la mappa urbana della città di Firenze con le fotografie che le persone venivano a portare all'interno della mostra, e i curatori della mostra che stavano lì le scannerizzavano e poi le mettevano su HistoryPin e sulle mappe. Qui abbiamo dunque Arno 66, che è la stessa cosa, l'idea che la Biblioteca Centrale Nazionale di Firenze nell'anniversario dell'alluvione nel 2016 fece questa raccolta di fotografie che potevano anche passare dal presente al passato attraverso l'immagine stessa. Poi archivi di contenuti storici, una delle cinque possibilità di vedere come la storia si occupa, come la storia viene ripresa all'interno dei social media. Qui abbiamo un progetto veramente interessante che è fatto dalla Carlos III a Madrid, che si chiama Ismedi. E Ismedi è, lo vedete, Storia in Memoria Storica Online, è la possibilità per loro di raccogliere non soltanto i siti web che parlano di un tema particolare, che qui è la guerra civile e il franchismo, ma oltre i siti web, la particolarità di questo progetto è di aver raccolto molti progetti che si trovano nei social, in Instagram, in Twitter, in Facebook. Tutti questi sono poi all'interno della banca dati consultabile per tipologie di documenti che è ovviamente disponibile open access per chi volesse raggiungere questi contenuti. Instagram ovviamente ha molte possibilità, però limitata al fatto di presentare una fotografia. Io qui vi mostro due esempi: un esempio pedagogico e un esempio di narrativa divulgativa popolare. Un gruppo di storici italiani tra il Salento e l'Università di Napoli da vari anni hanno un gruppo che si chiama Pinte di Storia. Non vi sto a spiegare il nome, se andate a vedere capirete immediatamente. Pinte è la birra, e tutti i giorni o regolarmente su Instagram fanno una narrativa a proposito di un argomento che vogliono spiegare in pochi paragrafi e sotto una fotografia che ovviamente è il centro dell'attività di Instagram. Oppure a livello di didattica, qui avete una università americana che ancora immediatamente prima della pandemia, in ottobre 2019, ha fatto un corso tra alunni di programmi di public history attraverso Instagram, chiedendogli di postare
le loro definizioni di quello che era la public history, e per giorni avevamo questa possibilità di accedere a le foto di quello che veniva discusso nelle classi e poi dopo le discussioni sotto con i diversi hashtag. Facebook è ovviamente uno dei primi, o il cannibale che ovviamente ha comprato Instagram, ha comprato WhatsApp e si trova ovviamente oggi alle prese con delle importanti attacchi legali negli Stati Uniti. Facebook fa delle cose di questo tipo, per esempio. Qui per una mia ricerca su come è stata sulla public history del bicentenario della battaglia di Waterloo nel 1815, il bicentenario nel 2015, c'erano diversi profili di Facebook che erano basati sui diari di alcuni partecipanti, di alcuni militari dei due campi, cioè dell'esercito degli alleati attorno a Wellington e l'esercito di Napoleone, dove si faceva capire regolarmente con degli interventi qual erano il contesto della loro decisione di partecipare alla battaglia, chi erano le loro famiglie, e dunque avevate dei personaggi fittizi su Facebook. Oppure un progetto siciliano, l'archivio dell'Iblei, un progetto che usa Facebook, un gruppo Facebook, per raccogliere le testimonianze delle comunità del Ragusano e del Siracusano attraverso i social e poi le pubblica e le inserisce in questo progetto che è fatto con istituzione locale, Università di Catania, da Chiaro Taviano che dirige e coordina questo progetto, e dunque si serve da vari anni di social per dare contenuti al progetto. YouTube, in YouTube per esempio avete questo. Avete i youtuber, non solo i youtuber giovani che permettono di fare cose trendy alla moda, avete anche delle persone che usano la storia, le narrazioni storiche, e hanno un successo incredibile, anche la possibilità in questo caso di vivere attraverso il social. Nota bene, è un youtuber francese che ha 1,5 milioni di followers e che è molto presente anche sulle social, che rimandano ai suoi video, ai suoi film su storici, su problemi che sono ovviamente molto poco. Bisogna vedere anche la faccia di Nota Bene e la sua capacità di aggredire lo spettatore attraverso il media, YouTube, attraverso i film, e questo. Cerca anche dei temi che siano di molta grande diffusione, appeal popolare, per ovviamente mantenersi a galla usando questo social. Stessa cosa, ho parlato di Pinte di Storia. Le Pinte di Storia usano Instagram per dopo fare proporre dei video più complessi, più interessanti di quello che vi può offrire Instagram su contenuti storici italiani e internazionali. Due ancora tre esempi e poi concludo. Qui per esempio Flickr è molto interessante per qualcosa che personalmente mi tocca molto, è la capacità di fare vedere il passato nel presente, che è una ovviamente delle dimensioni fondamentali della public history, e far che sì che il passato possa vivere nel presente. E qui abbiamo la fusione di una fotografia passata nel contesto esatto di oggi che viene rifotografato. Dunque avete le due dimensioni, il passato e il presente, all'interno di una narrazione, dentro una singola fotografia. E questo è un progetto in Flickr che si chiama Then and Now. È vecchio e continua
a funzionare molto, ma usa una tecnica che è ripresa dappertutto. Per esempio, vedete qua come la Repubblica l'11 settembre 2016 mostrava e festeggiava, o commemorava più che festeggiava, commemorava l'attacco alle Torri Gemelli, presentando una foto di quando esistevano nel South Manhattan di oggi. Finisco con Twitter e Pinterest. Twitter, per esempio, avete lo stesso tipo di proposta che vi ho mostrato per Facebook, partendo dai soldati di Napoleone Wellington. E qui avete la possibilità di, però il sito non c'è più, non è più presente, twittare con il papà Cervi. Era gattattico la possibilità di avere delle estratti dei diari, dei brani, di libri che venivano mandati su Twitter, collegando la famiglia Cervi a un pubblico in Twitter. Questo ovviamente voi lo sapete molto bene a Trento, è stato un importante esempio di utilizzo sia per vie didattiche, ma anche per trovare, scoprire contenuti nuovi, storie nuove, documenti nuovi attraverso Twitter. La Grande Guerra più 100, l'idea di rivivere alla giornata, 100 anni dopo, gli eventi della Prima Guerra Mondiale, coordinato da Gustavo Corni, che ne ha parlato in un saggio di Storicamente. E poi finisco su Pinterest, perché in Pinterest, secondo me, sta prendendo piedi una nuova forma molto breve di narrativa storica in un social, che si chiama l'infographics. L'infographics è una complessissima immagine, dunque c'è qui sia l'immagine e anche il testo, che tenta di riassumere in un'immagine un problema storico, un evento storico. Ce ne sono moltissime. Se voi andate su Pinterest e cercate infographics storia, troverete queste presentazioni grafiche, e che dunque toccano diversi media attraverso il social media, che vanno in tutti i sensi e in tutte le epoche che possiamo immaginare. Ecco, io mi fermerei qua, spero che sono rimasto più o meno nei tempi. Vi ringrazio di avermi ascoltato, e volentieri, se c'è la possibilità, facciamo un dibattito dopo. Grazie mille, Serge, per questa carrellata densa. Io ho preso, devo dire, una serie di appunti, perché tante di queste cose che hai raccontato non le conoscevo, a parte gli amici delle pinte di storia. Direi di passare alla seconda parte, Maurizio, e poi sicuramente riprenderemo le fila anche con la discussione finale.